was aside from my soul. Amici di Voucher, ci troviamo ad Oleggio Castello, al Castello dal Pozzo, per vivere l'evento Che Bolle. Seguiteci! Dal Pozzo a Oleggio Castello. Abbiamo con noi il sindaco Marco Cairo di Oleggio, appunto, che ci parlerà di questo evento. Siamo qui per l'evento Che Bolle e trattiamo enogastronomia. Noi come amministrazione siamo estremamente soddisfatti di avere un evento di questa portata sul nostro territorio. È un evento che viene a coronare un'attività che quest'anno ha portato Oleggio Castello ad essere ai vertici dei temi culinari nella regione Piemonte, perché non è la prima volta che trattiamo situazioni di questo genere. Abbiamo avuto anche la fortuna di avere avuto proprio in questo castello la registrazione di un cookery show con Antonino Cannavacciuolo. Abbiamo avuto sempre al castello una grossa manifestazione che si chiama Cookery, che è dedicata soprattutto a far conoscere le eccellenze del territorio e con uno scopo fondamentale è di ottenere dei fondi per degli enti no profit. Quindi per noi avere qui questo evento così frequentato in un ambiente così bello è sicuramente importante, perché Oleggio Castello è un piccolo borgo di 2200 persone vicino ad Arona. Io sono aronese, quindi ne sono estremamente orgoglioso. 2200 persone che questa struttura qua però nell'anno riceve circa 26.000 persone, quindi per noi dare una tipizzazione anche dal punto di vista culinario è estremamente importante. Quindi il turismo enogastronomico è veramente un motore trainante di turisti e delle economie locali. Qualche eccellenza della località? Noi abbiamo la fortuna a Oleggio Castello di avere anche il parco del Lago Maggiore e del Ticino. Abbiamo un parco che fa parte dell'UNESCO e quindi è già molto conosciuto da questo punto di vista. Legando questo alle attività culinarie, sicuramente noi riusciamo ad avere i risultati che nel 2018 abbiamo avuto. Sicuramente queste iniziative ci porteranno a essere conosciuti in misura maggiore, perché non c'è solo il Lago Maggiore che dista da qua 3 chilometri, ma che c'è anche tutto un entroterra che è estremamente interessante dal punto di vista sia paesaggistico che, come diceva la dottoressa, culinario. Quindi attirate i turisti anche per la gola? Li attiriamo per la gola, io sono anche medico e di conseguenza ritengo che il mangiare bene e il mangiare a cibi biologici e in una maniera adeguata sia fondamentale. Quindi il nostro è sicuramente un turismo di eccellenza. Salutiamo allora il sindaco e un saluto agli amici di Voucher. Noi aspettiamo gli amici di Voucher, che sicuramente avranno l'opportunità di conoscere delle strutture alberghiere di grande livello, una struttura del castello che è sicuramente unica in Italia e poi il nostro Parco dei Lagoni, che è il fiore all'occhiello del paese.
dal Pozzo, che bolle, un evento effervescente come l'ospite che abbiamo quest'oggi qui in questa meravigliosa realtà. Allora, siamo partiti alla grande e quindi non poteva mancare un'intervista a Gisella Cozzo, che è la regina degli spot pubblicitari, però un'artista italo-australiana che ha scritto pagine importanti della storia della musica internazionale. Allora, che bella effervescenza c'è. Beh, qui bolle tutto. È bellissimo essere qui, grazie per l'invito. Pachi, sono sempre felice di vederti e diciamo sì, ho fatto tante cose nella mia carriera, ma il vino secondo me è molto importante oggi. C'è un boom di questo vino, wine tasting, anche in Australia ci sono tante di quelle wineries, no? C'è tanto da vedere, veramente tanto. E il vino anche a tanta gente, no? Porta insieme tantissima gente e vedo che oggi è un bellissimo evento proprio. Aggregazione massima, però devo dire che tu hai realizzato veramente tanti spot tipo Chantecler, come fa il gallo? Chi pulisce più di Chantecler? Ah. Ma non è solo questo, però se parliamo di tutti gli spot tuoi, poi non parliamo più del vino, ma uno spot per il vino l'hai mai fatto? Vino no, mi manca, però per un bibite gazzose sì, Fanta, Coca-Cola. Che gusto, il feeling che c'è in una Coca-Cola, sensazione unica. Quindi qualsiasi brand potrebbe essere adatto, ma poi voglio ricordare perché Gisella Cozzo crea la voce a tutti questi spot. A volte il bello è questo, è che quando si sa tutti restano: ah, ma la conosco. Per esempio, un'altra pubblicità che ti è rimasta nel cuore? Rio casa mia, ammonica detergente super profumata, con le tre indiane. Quella diciamo è una iconic, come dicono, una, diciamo, molto, è diventato un cult per la pubblicità italiana. E noi di Voucher amiamo proprio andare alla ricerca di queste chicche eccezionali, però a parte tutte le altre, io devo dire Poste Italiane, per esempio. Poste Italiane, taretta parare paripa, Poste Italiane. E questo grazie alla collaborazione in studio con grandi personaggi. Musicisti, produttori, diciamo, della pubblicità, perché poi c'è tutto un lavoro dietro in questo mondo magico della pubblicità, ci sono i produttori, ci sono i creativi e con questi creativi e musicisti io invento e creiamo insieme le pubblicità e le canzoncine. E che entrano nell'ordinario di tutti voi, ma ancora c'è una chicca, c'è, perché devo dire, a parte i tuoi concerti che sono meravigliosi, internazionali, dove tu racconti le dive del pop, quindi canti tutte le grandi star della musica, però tu fai parte di loro perché hai creato una pubblicità e un brano, Joy, che è rimasto nella mente di tutto il mondo con questa pubblicità. Sì, è la sigla e la pubblicità della Coppa del Nonno, un gelato che ha 60 anni, ma la mia pubblicità è in onda da 25, quindi quest'anno anzi fa l'anniversario, quindi fa così, forse ve la ricordate. I feel good, I feel fine, 'cause I know my loving heart is all you need. It's such a joy to see the cameraman. Fa così e credo anche lui abbia sentito una volta almeno nella vita. Gisella, io però mi auguro che bolle con questo futuro veramente, perché scriverà pagine importanti degli eventi enogastronomici dove anche noi saremo, ci auguriamo, sempre partner con loro. Volevo ricordare che creeremo degli attimi importanti internazionali, perché il vino ci rende famosi in tutto il mondo. Quindi concludiamo con questo mondo, il vino, cosa rappresenta il vino per il mondo e soprattutto anche per te, che sei famosa anche all'estero, hai iniziato in Australia, in America. Che aggregazione, no? Porta tanta gente insieme e la cultura, il vino è anche cultura e l'Italia è piena di questo. E io quando sono arrivata i primi anni qui, la cultura, la bellezza, lo stile, il made in Italy, e il vino rappresenta tutto ciò. E quindi da che bolle, un ospite internazionale non poteva mancare. Ringraziamo Gisella Cozzo e ci ritroveremo presto a, logicamente, sui laghi, perché si svolge tutto sui laghi, sui laghi. Sui laghi, sui laghi. A prestissimo. Ed ora seguitemi perché andiamo nella fase operativa, andiamo a vedere cosa stanno creando, perché qui tutto si muove, ci sono i vini che bolle, ma c'è anche il food. Allora abbiamo lo chef Gabriele Zannetti. Gabriele, allora cosa sta preparando? Perché so che c'è qualche vino all'interno. Sto preparando un risotto, un riso Goyo Dove di Baraggia con il Franciacorta.
con un extra brut vogliamo provare a mettere un abbinamento un pochettino diverso. A Che Bolle, una manifestazione dove veramente il commercio è in onda, io direi, e quindi una manifestazione che fa bene anche all'economia, forse. Credo di sì, perché queste manifestazioni danno lo spunto a tantissime aziende che non hanno la possibilità magari di farsi vedere a livello mondiale, e con questi interventi o con questa programmazione credo che sia l'opportunità che potrà andare molto avanti di quello che si aspetta. Diciamo che Bolle sicuramente lascerà una serie di presupposti validi, perché in futuro ci sarà, e ci sarà sempre in maniera molto massiccia, quindi un contributo anche di Simonelli ci sarà? Sì, sì, questo sicuramente, perché è un'iniziativa che piace molto, è sicuro che ci impegneremo per portare anche ospiti di un certo livello nel mondo dei vini soprattutto, ma anche nel mondo economia. Io direi, chiuderei sempre meglio, sempre di più, chi si ferma è perduto. E allora a questo punto io farei un saluto anche a Domenico Simonelli e un grazie. Grazie, grazie a voi tutti, a presto. Abbiamo con noi Donatella che ha fatto un giro qui fra queste cantine, delle degustazioni. Cosa ci sai dire? In realtà vinicole pregevoli, molti vini di origine biologica, quindi un'attenzione e una cura particolare, realtà piccole ma intense, veramente produzione, ho avuto la possibilità di degustare ottimi vini e quindi sicuramente una manifestazione che dà risalto al territorio, senza dubbio tutta la parte delle Langhe anche, per cui pregevole davvero. Posso dire una confidenza? So che hai una certa familiarità con la gastronomia, come mai? Una familiarità con la gastronomia perché ho un figlio che fa lo chef, un chef che sta veramente puntando in alto, riconosciuto dalla guida dell'Espresso, opera nel Veneto e attento sicuramente alle materie prime, ivi incluso la carta dei vini, importante all'interno del suo ristorante che si chiama Valbruna. Al Castello dal Pozzo di Oleggio ha un ruolo veramente importante, quello di portare a visitare questa meraviglia a tutti coloro i quali ne facessero richiesta o fossero di passaggio da qui. Grazie, sì, facciamo le visite guidate a weekend ma anche tutti i giorni su richiesta. La proprietà del castello del Marchese dal Pozzo, il Marchese Cassiano dal Pozzo, che tuttora vive nel castello, e il piano terra sono tutte le sale visitabili, possiamo vederle, fanno anche molti banchetti, meeting, riunioni, soprattutto matrimoni di banchetti al castello. Quest'anno hanno inaugurato anche la piscina dalla parte di qua, una novità con un tanto di bar e tutto quanto, e qui c'è sempre l'albergo qua sopra, no, sono 30 camere, altre 8 camere a castello e altre 8 camere con tanto di servizio e tutto quanto nelle ex scuderie. Oggi purtroppo non ci sono più cavalli e carrozze, però ci sono le camere per i clienti che desiderano alloggiare qui. E noi stiamo ammirando, mentre parliamo, scorrono delle immagini in sovrimpressione che ci permettono di ammirare realmente il castello. Qual è la peculiarità più affascinante? Dunque, questo castello è stato iniziato a costruire nell'anno 1000, cioè 1000 anni fa, su quello che hanno trovato i resti di un accampamento romano. Poi nei secoli, diciamo con fortune alterne, hanno aggiunto un altro pezzo ancora, poi di sopra, e l'ultima grossa rinnovazione è stata fatta nel 1850 da inglesi. In 1850 hanno fatto anche la chiesa e tutto il rinnovamento proprio all'inglese. Claudio dal Pozzo,
erede, di figlio di Virginia, vicina Visconti d'Aragona, che nel 1835 ha sposato il Marchese de Bonifacio dal Pozzo, e così via. Adesso poi andando a Castello vedremo poi tutte le sale. Noi lasciamo soprattutto alla meravigliosa vista di questa realtà eccezionale i nostri telespettatori. Ed ora seguiteci, perché adesso facciamo una bella carrellata dove i vini più particolari, più gustosi, sono in ogni angolo del Castello dal Pozzo. Presenta un bellissimo libro dal titolo? Il titolo è Scritto su un foglio da carta. Perché che bolle anche cultura, dove c'è il vino c'è la cultura, e poi abbiamo il piacere di avere un regista particolarissimo, Aldo Lado, che ci spiega un pochino questa presenza, ma soprattutto questa vicinanza alla cultura e al vino. Vabbè, intanto... E ho fatto un sacco di film per la televisione, ho lavorato per tutta una vita raccontando storie con la pellicola. I miei film più famosi sono Chi l'ha vista morire, La corta notte delle bambole di vetro, L'umanoide, che ho scritto con uno pseudonimo, eccetera. E dopo gli 80 anni ho deciso di continuare a raccontare delle storie scrivendo dei libri. Io ho scritto Il Mastino, Il Pollo da Spennare e altri libri che sono presentati. Mi hanno invitato a questa manifestazione, non disprezzo il vino nelle belle ragazze che si vedono qua in giro, sono felice di essere accanto a un poeta dialettale straordinario come Piero, a un Luciano che è un personaggio veramente che trascina le folle. E quindi ringrazio di questa intervista e saluto il pubblico, anche quelli che non mi conoscono. E visto che è stato nominato Luciano, c'è sempre lo zampino di qualcuno. Lei ha messo uno zampino invitando forse insieme all'organizzatore Silvio Bruni questi grandi ospiti. Questo è un grande mio amico, scrittore, un grande. Dopo 60 anni ci siamo ritrovati. Che bello, una carrambata c'è stata. Comunque viva la cultura e viva il vino. E viva il dialetto. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mein Damen und Herren, abbiamo Joel Davis qui, basket woman number one in prima divisione italiana, diciamolo in italiano anche, in Serie A. Allora, come va? In quale squadra stai militando e come va il tuo campionato? Io bene, sempre bene, bellissima the event, I enjoy Italia, it's very beautiful, bellissima, the vino... Perfetto, it's amazing. I'm glad to be here. E che bolle offre anche lo sport, è un'unione di artisti, sportivi, veramente grandi personaggi, vero? Comunque un saluto agli amici di Voucher. Ciao a tutti, io sono Joey Davis. Monia Mazza, assessore alle attività produttive e al commercio di questa meravigliosa località, e quindi una presenza dove non si poteva mancare, ma soprattutto dove c'è enogastronomia, cultura, c'è arte, c'è tutto. Assolutamente sì, nel senso che noi valorizziamo tantissimo il nostro territorio. Io sono assessore al commercio e ai settori produttivi di Arona e ovviamente sono anche consigliere della provincia di Novara, e quindi dove c'è il nostro territorio, cultura, ovviamente dobbiamo sempre spingerlo, perché il Made in Italy, diciamo che è il bene migliore che abbiamo, e quindi dobbiamo valorizzarlo più che possiamo. Siamo alla seconda edizione, so che ce ne sono tante altre in programmazione e sono sicura che crescerà sempre di volta in volta, perché questo è il destino naturale di una manifestazione importante che vede la partecipazione di tante case, diciamo, vinicole, tanti prodotti naturali, e sicuramente, diciamo, il passaparola la farà da sola. E noi salutiamo l'assessore Monia Mazza e diamo appuntamento a qualche altro evento qui in località. Siamo ad Arona.
miles aside from us. So amici di Voucher, adesso conosciamo chi ha ideato Che Bolle, una realtà che scriverà pagine importanti della storia dell'enogastronomia, più eno che gastronomia. Che Bolle! Buonasera, sono Silvio Bruni, nasce da un amico di Forlì che questa cosa la fa da 5 anni, è un evento che viene realizzato a Cervia, che si chiama Cervia in Bolle, e io l'ho solamente adattata a quello che succede sui laghi. Quindi sui laghi secondo me ci sono questi posti veramente fantastici, dalla villa al palazzo al castello, e quindi questa cosa si è sviluppata prima a Orta, Palazzo Ubertini, che è un palazzo del FAI, adesso siamo qui a Castello del Pozzo, a Arona Oleggio, diciamo, e la prossima puntata siamo a Varese, a Villa Porro Pirelli. Già abbiamo le date per questo evento? Certo, il primo è 1 e 2 di dicembre, domenica e lunedì. Il criterio sarà lo stesso, quindi zoccolo duro di cantine, e soprattutto alzeremo la qualità e il numero delle aziende di bollicine e champagne, e questa novità dei track esterni che è piaciuta per dare un'alternativa completa a quello che abbiamo dentro come cibo. Silvio, l'obiettivo di Che Bolle? La nostra idea è sicuramente realizzare degli eventi dove soprattutto il mondo Horeca, cioè tutti albergatori, ristoratori, enoteche, wine bar e agriturismo, abbiano delle nuove realtà da conoscere e far sì che entrino nella loro carta dei vini e tutto quello che può servire al mondo della ristorazione, degli albergatori, eccetera, eccetera, eccetera. Erminia Guaschino, presente a Che Bolle, organizzatrice di eventi poetici e letterari, ci parlerà di questo connubio proprio in una delle vicinanze della sua terra, dove poesia e letteratura sposano bene il vino. Direi proprio di sì, è una vicinanza della mia terra, anche perché per me il Castello del Pozzo è casa da sempre, per i marchesi, non per altro, che conosco bene. E direi che la poesia, secondo me soprattutto con letture di poesia, quindi sottofondo musicale stile canzone, mettiamola così, sono anche convinta che ci starebbe molto bene un premio di poesia legato a questo. Ma anche al mondo del turismo, perché il turismo offre l'opportunità di ascoltare con tranquillità e trova la gente preparata e rilassata. Anche perché è bellissimo ascoltare, io li ascolto sempre, i racconti sui posti. Posso citare una trasmissione, si può, tipo Geo, ok? Dove effettivamente quello che ascolti sul turismo, sul posto, sui borghi, viene raccontato quasi in una poesia, diventa una melodia. È una poesia, però diciamo che le collaborazioni sono state tante, nel passato di collaborazioni c'è anche una presenza importante come Alda Merini. Certo, quest'ultima, sì, ho fatto la prima edizione di questo nuovo premio di poesia che si chiama Le parole del silenzio, perché a mio parere il silenzio parla tanto, e ospite d'onore presidente è stata la figlia di Alda Merini, che segue completamente la Fondazione Merini a Milano. Perfetto, quindi i presupposti sono buoni: dove c'è musica, dove c'è poesia, dove c'è il vino, c'è speranza di un futuro migliore. Posti bellissimi come questi. Perfetto, allora noi ci auguriamo di ritrovarci. Voucher ti saluta, un saluto agli amici di Voucher. Grazie a tutti. Un team eccezionale per creare e sviluppare Che Bolle. Simone, web marketing ed anche titolare di Area 70, ci spiegherà quanto bisogna fare gruppo per ottenere risultati come in questo caso. Ma sicuramente tantissimo, perché per un evento come questo la sinergia sia dei partner, così come anche Voucher, che ha collaborato per la realizzazione come media partner per la promozione, anche ogni cantina
ogni partner, ogni azienda agricola e tutti quelli che sono intervenuti hanno comunque aiutato allo sviluppo del brand Che Bolle, che ha portato poi a fare in modo che oggi ci siano intervenute, penso, adesso non ho ancora i numeri, comunque un senz'altro cospicuo numero di persone. A monte noi con la nostra agenzia Area 70, che si occupa di web marketing ma in generale di marketing, abbiamo dettato un pochino le linee base e lanciato l'inizio della comunicazione per fare in modo di avere il risultato che poi è stato ottenuto. Simone, credo che poi questa realtà Che Bolle farà dei passi da gigante, perché piace, perché il vino è un'eccellenza italiana, e quindi noi ti salutiamo e ti diamo appuntamento alle prossime, che sono imminenti. Sì, sì, adesso non vogliamo ancora svelare la data, ma ce n'è una, penso, su dicembre, che dovrebbe essere pronta per il lancio al pubblico, insomma. Giuseppe Di Donato, presente all'evento Che Bolle in duplice veste. Innanzitutto responsabile commerciale di Universal, un'azienda che si occupa di cosa? Prodotti per la ristorazione, dedicata, professionali, per quanto riguarda sia il monouso compostabile e soprattutto per quanto riguarda i sistemi di lavaggio. A proposito di sistemi di lavaggio, voi distribuite in questa occasione e di solito un prodotto Onved che serve proprio al mondo, diciamo, legato anche a voucher, al mondo del turismo, vero? Assolutamente sì, TL è il top di gamma di Onved, prodotto specifico per la pulizia dei bicchieri, è il risultato finale ottimale dei bicchieri puliti, asciutti e igienizzati. E quindi l'attinenza con Che Bolle è meravigliosa, proprio in questo contesto. Abbiamo visto che ci sono state veramente tante degustazioni e quindi tanti bicchieri che circolano. Semplifica il lavoro soprattutto a chi tutti i giorni ha numeri elevati di persone che sono presenti. Oserei dire che non solo semplifica, ma monetizzamente parlando fa economizzare i sistemi di lavorazione, quindi tempistica ridotta e soprattutto risultati ottimali. Dove possiamo collocare, diciamo, Onved? In bar, ristoranti, hotel? Qual è diciamo, l'attività che usufruisce di più di questo apparecchio? Hai già detto bene, usufruiscono proprio le attività professionali, quindi wine bar, i bar stessi, e la ristorazione e l'hotel, quindi l'Horeca. L'ambiente dove più si richiedono certi tempi di risultati e alla fine quelli che sono alla fine i professionisti del lavoro. Entriamo nella parte tecnica. Qual è la peculiarità di questa macchina che permette proprio di semplificare, come abbiamo detto, il lavoro a chi opera assiduamente in queste attività? Nello specifico la TL60A ha delle capacità da retrobanco, la possibilità di poter lavare innumerevoli bicchieri in tempi molto brevi e soprattutto col sistema osmosi inversa riesce a depurare l'acqua e quindi a avere risultati ottimali finali con nessun tipo di residuo sul bicchiere e in tempi brevissimi un'asciugatura ottimale, quindi un addetto ai lavori dietro alla macchina non serve e quindi a quel punto la macchina ti dà già il risultato ottimale del bicchiere per tutti i numeri di bicchieri e cestelli utilizzati. E diciamo che a quel punto è un gioco da ragazzi, aprire la macchina e poi, diciamo, estrarre i bicchieri ed inserire quelli sporchi, quindi si può veramente tenere testa ad un ritmo spaziale. Assolutamente sì, è fatta per lavorare sia nel piccolo che nella grande distribuzione. Può permettersi di lavorare nel piccolo ristorante che ha esigenze, tra virgolette, di pochi dipendenti fino ad arrivare a numeri anche molto importanti di ristorazione anche più organizzata, quindi anche fino ad anche catering. E quindi la dimostrazione è che siamo in una fiera e lavoriamo con bicchieri puliti in un numero veramente elevato di clienti.
E a questo punto veramente è stata interessante questa conversazione, però poi abbiamo dei siti dove consultare anche come avvicinarsi all'azienda. Assolutamente sì, ci sono quello della Universal Carta che distribuisce questo prodotto per Piemonte e Lombardia, che è www.universalcarta.it, dove si possono trovare tutte le informazioni dedicate sia alla TL 60A, che è una macchina fondamentale per la ristorazione, come tutto quello che è il mondo dell'oreca e del servizio al cliente. In un evento così non poteva mancare, diciamo, grazie a questa eccezionale eccellenza nel suo settore, grazie a Giuseppe Di Donato, grazie. E appuntamento alla prossima. Alla prossima, grazie a tutti voi. A contribuire alla realizzazione di questo meraviglioso evento, Valentina, che bolle, un lavoro di tante persone per un risultato veramente che si proietta al futuro. Sì, è stata una giornata interessantissima, soprattutto per il discorso del wine and food, per il futuro e per portare in auge anche i prodotti tipici italiani. Abbiamo anche un esponente di un'agenzia di viaggi, quale? Twiga Viaggi di Corsico. E come mai sei qui oggi? Per conoscere e degustare i viti italiani. E che bolle, che è stata una bellissima esperienza in compagnia di molta gente simpatica. Grazie e un saluto da Che Bolle. Cari amici, non ci resta altro che salutarvi e ringraziarvi per aver partecipato con noi a questo eccezionale appuntamento. Evento Che Bolle. Alla prossima!